Sia lodato Gesù Cristo. Questa sera celebriamo, oggi abbiamo celebrato la festa della presentazione di Gesù al Tempio. Come abbiamo potuto ascoltare dal Vangelo collegato proprio a questa festa, ecco, Gesù è stato offerto al Tempio. Ecco, anche noi, vedete, siamo chiamati ad offrire la nostra vita completamente a Dio, a essere, ecco, siamo chiamati a offrirci insieme con Cristo, attraverso le mani di Maria, in certo modo. Siamo chiamati ad offrire tutta la nostra vita a Dio. Però bisogna stare attenti perché la nostra offerta deve essere un'offerta reale. Quindi, vedete, non bastano soltanto le parole, deve essere appunto la nostra vita veramente offerta a Dio. Ecco, vedete, tante volte noi facciamo magari la consacrazione a magari la Trinità, facciamo la consacrazione magari alla Madonna, eccetera, ma tante volte questa consacrazione rischia di essere soltanto delle parole che noi ripetiamo, delle quali tante volte non penetriamo il senso profondo. Ecco, il fatto che Gesù sia stato portato al Tempio è in certo modo una consacrazione di Cristo, cioè Cristo è già consacrato, ma qui appunto ci vuole in certo modo, ecco, vuole in realtà attraverso questo mistero il Signore vuole consacrare noi stessi in sé. Vedete che, tra l'altro, se voi notate bene, Gesù è portato al Tempio, però in realtà il vero Tempio di Dio, il Tempio per eccellenza, è Cristo stesso. Allora è in questo Tempio di Cristo che si ha la consacrazione perfetta dell'uomo a Dio, no? Alla Santissima Trinità. È in questo Tempio che è Cristo che noi siamo chiamati a essere totalmente consacrati a Dio. Ecco. È in questo tempio che è Cristo e nella Chiesa che noi siamo appunto istruiti su quella che è la vera nostra consacrazione e che cosa è, in che cosa consiste veramente la consacrazione a Dio. Ecco, il fatto di essere consacrati a Dio, vedete che noi già con il battesimo siamo consacrati a Dio, poi l'Eucarestia in certo modo ci consacra ulteriormente al Dio. Se voi ci riflettete bene, l'Eucarestia è una nostra consacrazione, perché in quella consacrazione del pane e del vino che il sacerdote compie, cioè che Cristo compie attraverso il sacerdote, veniamo consacrati anche noi. Ecco, veniamo consacrati anche noi, diventiamo anche noi delle realtà sacre. Appunto, Gesù viene portato al Tempio proprio per renderlo sacro. In realtà, appunto, dico, Gesù è già sacro, quindi in questa consacrazione di Cristo dobbiamo vedere la Chiesa che in Cristo viene consacrata e offerta a Dio. Allora vedete, nell'Eucarestia noi, vedete, nell'Eucarestia Gesù, attraverso il segno del pane e del vino, in realtà consacra non soltanto quel pane e quel vino, ma anche tutti coloro, in certo modo, che sono disposti ad essere consacrati a Dio, cioè a diventare proprietà di Dio. Le cose sacre non sono più profane, cioè non appartengono più alle creature, appartengono a Dio. Una cosa sacra, una res sacra, è una cosa che appartiene proprio a Dio. Allora il fatto di dire che noi veniamo consacrati nell'Eucaristia, che noi siamo stati consacrati nel battesimo, il fatto di offrire la nostra vita in consacrazione, vedete, significa che noi apparteniamo a Dio, quindi non possiamo fare quello che vogliamo noi. Guardate che noi non ci apparteniamo, stiamo bene attenti, perché è un grande errore quello che purtroppo fanno tanti. Cioè, magari ti sei andato a fare una bella, diciamo, hai partecipato a una bella Eucaristia, hai pregato, eccetera, Poi quando esci, magari vuoi continuare a fare quello che dici tu. No. Noi, se siamo sacri, apparteniamo a Dio. Quindi tutto quello che noi facciamo deve essere
deve essere la volontà di Dio su di noi. Questo è molto importante, eh? La consacrazione, il fatto di essere consacrati a Dio ci deve portare a due cose. Primo, a capire quello che Dio vuole da noi. Perché, vedete, se noi dobbiamo fare quello che Dio vuole, se apparteniamo a Dio, dobbiamo capire che cosa vuole precisamente Dio da noi. Primo. Secondo passo, dobbiamo fare quello che Dio ci insegna, quello che Dio vuole da noi. Perché, vedete, Dio ha un progetto su ciascuno di noi. Ha un progetto. Dio, quando ci ha creato, aveva un progetto su ciascuno di noi e continua ad avere un progetto su ciascuno di noi, il Signore. Allora noi dobbiamo capire questo progetto che Dio ha per noi e dobbiamo, con l'aiuto del Signore, vivere in questo progetto. Allora vedete, questa è la consacrazione, conoscere la volontà di Dio veramente e poi vivere in questa volontà di Dio. E vedete che appunto, innanzitutto, conoscere la volontà di Dio non è una cosa impossibile, no? Tanta gente magari, ecco, si incontra che dice, ma potessi io sapere la volontà di Dio, potessi sapere io quello che vuole Dio da me. Allora vedete che chi ha il microfono chiuso, il microfono aperto lo chiuda però, perché si sentono dei rumori. Allora volevo dire, la prima cosa da fare, se vogliamo veramente vivere la consacrazione, perché guardate, poi quando andremo davanti al Signore, il Signore ci farà un esame abbastanza approfondito, perché ovviamente se noi apparteniamo a Dio, dobbiamo fare in tutto e per tutto quello che vuole Dio, altrimenti vuol dire che apparteniamo a noi stessi, o apparteniamo al mondo, o apparteniamo alla nostra famiglia, ma in realtà non è così, perché abbiamo detto che noi siamo sacri, siamo stati consacrati, quindi siamo una realtà sacra. Nell'Eucarestia Dio prende ogni volta di più il nostro il possesso di ciascuno di noi. Quindi quando usciamo dalla Chiesa non possiamo fare più quello che vogliamo noi. E prima di tutto dobbiamo capire quello che Dio vuole da noi. Dobbiamo capire la volontà di Dio nella nostra vita. Questo è il punto, vedete, è una questione che io ho avuto la grazia, quando ero giovane, insomma avevo 16, 17, 18 anni, di avere chiara questa cosa. Cioè se io voglio fare veramente, se io voglio seguire il Signore, devo fare quello che vuole Lui. Allora, io ho avuto la grazia, dicevo, di capire questo perché ebbi a frequentare un gruppo, una comunità religiosa, cooperatori parrocchiali di Cristo Re, i quali si dedicavano proprio a fare gli esercizi ignaziani di Sant'Ignazio di Loyola. Era una comunità fondata da un ex gesuita, da un sacerdote, padre Vallée, che appunto, praticamente lui, o Vallette perché era uno spagnolo. Allora, questo padre praticamente aveva fondato questa comunità religiosa, sia maschile che femminile, c'erano le suore ovviamente da una parte e i religiosi da un'altra, non era una comunità mista, quindi una comunità appunto sia religiosa maschile che religiosa femminile. Allora questa comunità si occupava essenzialmente di far fare gli esercizi spirituali, in particolare agli uomini adulti, in particolare, perché ovviamente tante volte gli uomini sono quelli che sono un po' più lontani, e allora c'era bisogno proprio di una comunità che si dedicasse all'apostolato nei loro confronti. Allora io potei fare proprio grazie a loro gli esercizi ignaziani, ma in realtà già parlando con loro avevo capito questo che è fondamentale, cioè se vogliamo veramente farci santi, se vogliamo veramente fare la volontà di Dio, dobbiamo capire quello che Dio vuole da noi, dobbiamo capire la volontà di Dio sulla nostra vita, quello è il punto fondamentale. Perché quando l'abbiamo capita già è un primo passo e poi bisogna vivere secondo la volontà di Dio. Ma se non la capiamo, come facciamo a viverla? È chiaro che il Signore ha dato delle indicazioni generali, i comandamenti, e poi anche altre indicazioni che valgono per tutti, ma d'altra parte il Signore ha un progetto per ognuno di noi. Il giovane in particolare deve capire che cosa devo fare nella mia vita. Faccio questo, faccio quell'altro, mi sposo, non mi sposo, voglio diventare sacerdote, il Signore mi chiama a essere sacerdote, mi chiama a essere religioso. Ecco, è una cosa importantissima questa. Guardate, Sant'Alfonso dei Liguori dice che la vocazione, cioè la scelta proprio dello stato di vita, quindi scoprire la propria il progetto di Dio su di noi, è fondamentale per salvarsi, è importantissimo per salvarsi. Perché Dio, quando ci ha creato, aveva un progetto sulla nostra vita e ci ha dato le grazie proprio in ordine a quel progetto.
Allora, se noi andiamo fuori strada, andiamo su un'altra strada, tutte le grazie che erano stabilite per noi per quel progetto, evidentemente non possono arrivare su di noi. Allora, vedete, si verifica quello che diceva Sant'Agostino, no? Caro fratello, tu corri bene, ma fuori strada, quindi non arrivi dove devi arrivare. Dobbiamo stare molto attenti a questo, eh? Dobbiamo cercare, ecco, di impegnarci a capire la volontà di Dio nella nostra vita. Ecco perché io parlo spesso dell'importanza degli esercizi spirituali ignaziani. Perché? Perché gli esercizi spirituali ignaziani vi aiutano a fare il discernimento, a capire quello che Dio vuole sulla vostra vita, per ciascuno di voi. È una cosa importante. Vedete, Sant'Ignazio, illuminato dalla Trinità Santissima e anche aiutato dalla Madonna, certamente ha lavorato molto proprio nella sua vita per capire quello che Dio voleva da lui, e poi si è impegnato anche ad aiutare gli altri a trovare la volontà di Dio nella loro vita. Sant'Ignazio negli esercizi, vedete, ci propone un cammino profondo di liberazione dal peccato e poi di configurazione a Cristo, sulla strada proprio della croce, perché non c'è un'altra strada, eh? Guardate che Gesù lo dice con chiarezza, no? Tutte le vocazioni sono sviluppate in queste poche parole, sono fissate in queste poche parole. Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Queste sono tre parole che sono illuminanti per la vocazione. Rinnegare noi stessi. Rinnegare noi stessi significa anche cercare quello che Dio vuole da noi. Non dobbiamo, appunto, mettere in bocca a Dio le parole che sono nostre. Dio ha un suo progetto nella nostra vita e noi lo dobbiamo scoprire con la preghiera, con la direzione spirituale, con gli esercizi spirituali, appunto, con una vita eucaristica profonda, con, appunto, l'esame di coscienza, con confessioni fatte in maniera profonda. Ecco, mi raccomando a questo riguardo di confessare tutti i vostri peccati. Se nel passato aveste fatto, se ci fossero dei peccati che non riuscite a confessare, beh, cercate di andare dal confessore e glielo dite: padre, io non riesco a confessare qualche cosa, mi aiuti lei, non riesco ad aprire il cuore su questo punto. Guardate, io vi capisco, purtroppo tante volte si cade in certi peccati molto vergognosi. Non so, a volte ci sono persone, purtroppo capita, no? Ci sono, per esempio, a volte coniugi che fanno i peccati tra di loro. Ci sono persone che, purtroppo, sposati o sposate, che vanno con altre persone e hanno figli e magari si trovano in una situazione. Però, guardate, dovete aprire il cuore al confessore. Dovete confessare tutto. Magari anche può capitare che uno si sia trovato con delle persone che abbia fatto degli atti orribili, come per esempio i peccati contro natura o peccati con animali. Confessate tutto, guardate, tanto siamo tutti peccatori, guardate, e nessuno può dire io sono Dio e tu sei un grande peccatore, quindi ti scaccio dalla confessione, anche perché Dio è venuto per salvarci. Quindi se trovaste qualche confessore, no, che fosse, appunto, diciamo, magari si possono trovare a volte dei confessori anche che purtroppo magari non hanno proprio le qualità precise per farlo. Abbiate pazienza, se andate a confessare anche da un altro confessore, perché non tutti sono uguali, no? Chi volesse, io sono sempre a disposizione per confessioni, eccetera, soprattutto per le confessioni più difficili. Sono sempre a disposizione perché è una cosa che per me è la cosa più, diciamo, la cosa più bella. Che una persona che non si è riuscita mai a confessare un peccato, finalmente se lo riesce a confessare, perché strappiamo le anime dagli artigli di Satana. Quindi la cosa, per me, la cosa più bella, vi dico la verità, nel mio ministero devo dire che la cosa più bella è proprio quando posso trovare una situazione di una persona che finalmente si apre, si libera da questi artigli del demonio che magari per tanti e tanti anni l'hanno stretta, proprio perché, appunto, non riusciva a confessare un peccato. Magari ci sono persone anche che si fanno la comunione normalmente, eppure non riescono a confessare un peccato. Non vi capiti questo, cari fratelli. Ovviamente questo blocca la nostra conoscenza della volontà di Dio. Noi dobbiamo aprire il nostro cuore al confessore in maniera totale e completa, eh?
Cercate, ecco, perciò bisogna pregare prima della confessione, bisogna pregare certamente molto, perché appunto quando poi arriva il momento possiamo aprire completamente a Dio l'anima. E se vi trovate in difficoltà, vi ripeto, ditelo al confessore: Padre, io questa ho una cosa che non riesco a dire, mi aiuti lei. Cercatevi qualche confessore esperto. Io vi dico sempre, no, quando mi chiamano, mi dicono: ma dove posso confessare? Guardate che ogni diocesi normalmente ha un penitenziere o più penitenzieri nella cattedrale della diocesi. Normalmente sono sacerdoti più esperti che proprio sono appunto, diciamo, scelti dal vescovo in particolare per le confessioni e soprattutto poi hanno dei poteri dal vescovo per assolvere certi peccati. Allora aprite il cuore, perché guardate, tenersi dentro all'anima un peccato, guardate, un peccato grave, significa stare all'inferno già oggi. Perché, guardate, l'inferno comincia già oggi. Quando tu non ti vuoi confessare un peccato grave, guardate che quello è sacrilegio. E se ti vai a fare la comunione, doppio sacrilegio. E continua così. È una cosa terribile, cari fratelli. Aprite il cuore, quale che sia appunto il peccato, aprite perché il Signore vuole perdonare tutto. Vi ricordate quel fatto che capitò a San Luigi Orione, no? Lui aveva fatto una predica dicendo: non c'è nessun peccato che non possa essere perdonato da Dio se vi confessate, se volete fare quello che Dio vuole. Quindi coraggio, confessatevi, eccetera. La sera, mentre lui ritornava, dove appunto lui alloggiava, di notte ritornava, si vide appunto, vide una persona che lo aspettava. E gli si avvicinò. Allora San Luigi Orione rimase un po' turbato perché era tardi, eccetera. E quest'uomo gli disse: Padre, ho sentito la predica che lei ha fatto questa sera. E veramente è così come lei ha detto. Veramente non ci sono peccati. Veramente, davvero, tutti i peccati possono essere perdonati. E allora il santo, appunto, San Luigi Orione disse: certo, è vero, quello che ho detto questa sera è proprio così. E allora quest'uomo disse: io chiedo di essere confessato. E si confessò quest'uomo perché aveva ucciso la madre. Pensate un po'. E questo santo lo racconta, ovviamente non racconta chi è, ma dopo a distanza di tanto tempo raccontò questo fatto, perché era un fatto veramente anche molto, come capite voi bene, anche che dà tanta emozione, no? Il fatto che una persona abbia fatto un peccato così grande. Soprattutto che non se lo sia mai confessato, perché ovviamente era pieno di vergogna, pieno di orrore anche per il peccato fatto. Però vedete, non c'è nessun peccato che non possa essere rimesso. E poi tutte le cose vanno viste alla luce del Signore. Quindi aprite il vostro cuore, non rimanete bloccati nei peccati, perché quello, come ho detto, chiude la porta alla luce di Dio. Ecco, allora, quindi, come ho detto, dobbiamo cercare, se vogliamo essere veramente consacrati al Signore, primo di fare la volontà di Dio, di conoscere la volontà di Dio, e secondo di farla questa volontà di Dio. Questa volontà di Dio è sempre collegata con la croce. Non c'è niente da fare. Il Signore, vedete, ci chiama a salire sulla croce. Chi vuol venire dietro di me, rinnego di se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Vedete com'è chiaro il Vangelo, cari fratelli. Il Signore non è venuto per toglierci la croce, eh? State bene attenti che questa è una bella bugia che il demonio certamente magari cerca di far rimbalzare nella vostra mente. Gesù non è venuto per toglierci la croce, stiamo bene attenti. Gesù è venuto per farcela portare la croce. Quando ha fatto le guarigioni, le ha fatte perché? Perché la gente si fidasse di lui e così prendesse la croce che lui appunto ha indicato con chiarezza nel Vangelo. Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ecco, vedete, e si tratta di prendere la croce, di fare la volontà di Dio, e questa volontà di Dio è una volontà che ci fa passare attraverso la strada della croce, però che ci porta alla gioia del cielo. Vedete, la Santissima Trinità ci dà tutta la forza per fare questo, ci spinge su questa strada. La Santissima Trinità ci vuole illuminare su questo. Vedete che una cosa che voglio sottolineare è che la nostra società è una società nella quale c'è tanto rumore. Ecco perché non si sente tante volte la voce di Dio. Televisione, internet, giornali,
Il rumore non è soltanto a livello di voci, ma il rumore tante volte è dentro di noi, nel senso che non vogliamo stare in quel silenzio santo a cui Dio ci chiama, no? Vogliamo sentire questo, vogliamo sentire quell'altro, quindi non ci prendiamo degli spazi di vero silenzio. Quindi il Signore non ci può parlare, si trova in grande difficoltà. Io devo dire che quando ho fatto gli esercizi ignaziani mi sono accorto che, facendo un mese però proprio di ritiro, bene, vedete, i primi giorni effettivamente l'anima non ascolta ancora la voce del Signore, perché è molto, cioè, i primi giorni non siamo abituati al silenzio. Poi quando la persona entra proprio nel silenzio è una cosa meravigliosa, bellissima, perché veramente in certo modo si sente la voce di Dio, è una cosa meravigliosa. Allora questo vale anche per voi, vedete, voi siete tutti normalmente immersi in un grande rumore, in rumore esteriore e o interiore. Allora si tratta di imparare a fare silenzio, e poi si tratta, come ho detto, quando abbiamo capito la volontà di Dio, di farla questa volontà. Si tratta di baciare la croce e di seguire Cristo sulla strada della croce. Vedete che quando noi leggiamo, ecco, leggiamo l'enciclica Mediator Dei scritta da Pio XII, leggiamo una cosa molto importante che mi ha molto colpito, cioè dobbiamo imitare quello che adoriamo. Se noi veramente adoriamo Cristo, adoriamo la Trinità, dobbiamo imitare la Trinità e dobbiamo imitare Cristo. Imitare Cristo, che poi è Dio fatto uomo, significa camminare sulla strada della croce. Significa amare la croce, perché Gesù l'ha amata questa croce. La Madonna pure, voi pensate che i santi amavano la croce, la Madonna che faceva? Non amava la croce. Una santa come Santa Veronica Giuliani amava la croce, perché Gesù le parlava e glielo diceva. Voi pensate che la Madonna non ha amato la croce? Vedete come tante volte, vedete, poi quando diciamo, no? Il Vangelo va interpretato con sapienza, perché se uno legge il Vangelo così semplicemente potrebbe arrivare a pensare: ma Gesù non voleva morire? No, calma, questo è falso. I santi ci insegnano che noi dobbiamo imparare ad amare la croce. Gesù, quando parlava ai santi, lo diceva che dovevano amare la croce. Perché? Perché Gesù amava la croce, perché Gesù non era egoista come siamo noi. Noi leggiamo tante volte la scrittura col nostro egoismo, no? Vogliamo risolvere, vogliamo... Invece Gesù non leggeva il Vangelo con l'egoismo, Gesù ce l'ha insegnato il Vangelo con la vera carità. La carità, vedete, che ci porta, come dice Gesù, non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Allora pensate un po' a Gesù che vedeva gli uomini, veniva, perché Gesù vedeva le cose con molta chiarezza, no? Noi non le vediamo le cose perché siamo semiciechi, no? Siamo semiciechi, in quanto vediamo e conosciamo il Signore siamo semiciechi, se invece... proprio non conosciamo Dio, eccetera, siamo quasi completamente ciechi, insomma. Allora dicevo, Signore, guardate, Gesù vedeva la situazione reale, profonda delle anime, ma se Padre Pio conosceva quello che facevano le anime, le persone che andavano da lui, figuriamoci se Gesù non le conosceva queste cose. Gesù conosceva tutto perfettamente, vedeva le anime che andavano a braccetto con i demoni, soltanto che Gesù, a differenza delle anime, Gesù sapeva bene chi era Satana. Gesù lo vedeva all'inferno, vedeva le anime che stavano all'inferno, vedeva quello che succedeva all'inferno. Allora Gesù ha fatto di tutto, si è impegnato, ha voluto salire sulla croce per strappare le anime proprio dagli artigli di Satana. Io ve l'ho detto prima, no? Noi sacerdoti amiamo proprio, in particolare, almeno penso tutti, no? Io almeno ho un grande piacere quando posso strappare le anime al diavolo, perché mo ci manca pure, no? Noi siamo contenti quando strappiamo le anime degli artigli del diavolo, ma figuriamoci Gesù come era contento. Ha fatto tutta la vita per strappare le anime degli artigli di Satana, per strappare le anime dalla strada dell'inferno. Figuriamoci se Gesù non voleva morire per questo. Chi pensa il contrario è un grande egoista, è inutile che ci nascondiamo. Perché Gesù sulla croce non soffriva tanto per se stesso. Gesù soffriva per i nostri peccati, perché Gesù di egoismo non ce l'aveva proprio. E la stessa cosa la Madonna Santissima. Dobbiamo stare attenti quando guardiamo la croce. Tante volte noi pensiamo che la Madonna era addolorata perché Gesù stava male. Certamente la Madonna soffriva, ma soffriva non tanto per la passione di Cristo, perché sapeva che Gesù sarebbe risorto, perché quella era la vittoria. La Madonna vedeva la croce come la vittoria. Quindi la Madonna e Gesù soffrivano, ma per i nostri peccati, perché vedevano le anime, in certo modo vedevano le anime che andavano all'inferno.
Ecco perché soffrivano e offrivano la loro vita proprio per strappare le anime da questa strada terribile dell'inferno. Allora vedete, anche la nostra vocazione, cari fratelli, deve essere in questa linea. Noi siamo chiamati da Cristo tutti, ognuno per la sua strada, ognuno secondo il progetto di Dio, ma siamo chiamati a strappare le anime dalla dannazione, dalla via della dannazione. Siamo chiamati a strappare le anime dagli artigli di Satana. Questa è la nostra vocazione di tutti, solo che ognuno di noi deve trovare la sua collocazione in questa opera. Ma questa è l'opera che Dio ci ha dato. E spero che non ci sono sacerdoti che dicano il contrario, perché altrimenti, perché invece di essere sacerdoti di Cristo rischiano di essere poi sacerdoti di Satana. Perché Gesù ci chiama a questo, ci chiama, lo dicevo già oggi, è stato interessante il fatto che ho fatto un post, ho detto la vera Chiesa ha sempre scacciato il diavolo. Qualcuno mi ha fatto storie, ho detto ma allora il fatto che lei mi fa storie e mi dice delle cose anche false, sbagliate, erronee, mi fa capire una cosa, questo post dà da fastidio al diavolo. Allora se tu sei un sacerdote e non insegni alla gente proprio questa strada, che strada gli insegni? Stai operando da parte di Cristo o stai operando da parte di un altro? Stai operando da parte di Cristo o stai operando da parte del diavolo? Dobbiamo rendercene conto di questo, cari fratelli. Dobbiamo metterci proprio su questa strada. Ecco la strada a cui ci chiama Dio, la strada della nostra consacrazione. Abbiamo detto, noi non apparteniamo a noi stessi, apparteniamo a Dio. Quindi dobbiamo vedere come Dio vuole utilizzarci per strappare le anime dagli artigli di Satana. Questa è la nostra vocazione in fondo, e dobbiamo per questo, come vi ho detto, baciare la croce, abbracciare la croce, amare la croce, perché vedete, più noi facciamo questo, più ci rendiamo adatti per strappare le anime dagli artigli di Satana. Guardate, c'è quella consacrazione, quella offerta vittimale che ha fatto Padre Pio, che è illuminante. Padre Pio, come voi ben sapete, Padre Pio, prima di avere le stimmate, fece l'offerta a Dio di se stesso, dicendo: Signore, scarica su di me le sofferenze che devi scaricare sui peccatori e sulle anime purganti, però libera le anime purganti e salva i peccatori. Signore ha preso proprio in parola quel grande santo, e quanto ha sofferto Padre Pio nella sua vita, quanto ha sofferto Padre Pio nella sua vita, ma ha sofferto perché? Ha sofferto per amore, ha sofferto perché? Perché appunto per strappare le anime dal diavolo. Guardate che questa in fondo, non vi dico di fare, non vi dico che tutti debbano fare la vocazione vittimale, non vi dico che tutti debbano fare l'offerta vittimale, però quello che vi voglio dire, importante, è proprio questo, che tutti dobbiamo impegnarci a salire con Cristo sulla strada della croce, con amore, con gioia, con la forza dello Spirito Santo. Questo ci dobbiamo dobbiamo appunto impegnare a fare, cari fratelli, a questo ci chiama il Signore, questa è la consacrazione. Quella consacrazione, in certo modo, che Cristo ha fatto in questo mistero, si attua poi e si attuerà poi sulla croce. Sulla croce Cristo appunto sarà, ecco, manifesterà in pienezza che cos'è la consacrazione. La consacrazione aperta, vista in pienezza, è partecipare con Cristo alla salvezza del mondo. Dio le cose sue le utilizza per salvare il mondo. Quindi noi che apparteniamo a Dio dobbiamo, ecco, collaborare con Dio per la salvezza del mondo intero. Ecco, il Signore ci aiuti, cari fratelli, e seguiamo appunto la Madonna Santissima che ha percorso perfettamente questa strada. Quando voi andate a pregare la Madonna, ricordatevi che la Madonna vi chiama ad imitarla, e ve lo dico prima, lo dico prima di tutto a me, non è che vi sto facendo, diciamo, una predica a voi. Vi dico, quando preghiamo la Madonna, io cerco di pregare ogni giorno possibilmente 4 rosari ogni giorno, perché è una preghiera potentissima. Ebbene, ecco, quando preghiamo la Madonna, impegniamoci, preghiamola, chiediamole di imitarla sulla strada della croce, cari fratelli. Gesù è la vittima, lo dice proprio con chiarezza la Sacra Scrittura, ma Maria pure è stata una vittima, è stata vittima con Cristo vittima. Quindi se vogliamo essere veramente mariani, i veri cristiani mariani sono i cristiani vittimali, quelli che vivono la vittimalità con Maria, vittima in Cristo vittima. Rendiamocene conto, è per questo che io martello sempre sulla croce, sull'importanza della sapienza della croce, eccetera, eccetera, amore alla croce. Perché? Perché questa è l'unica strada che ci porta veramente in paradiso, questa è l'unica strada insegnata dal Vangelo,
Questa è l'unica strada insegnata dai santi. Questa è la strada percorsa dalla Madonna Santissima. Ecco, allora concludiamo questo nostro momento di riflessione chiedendo alla Madonna Santissima proprio che interceda per noi presso Dio, perché possiamo essere con lei in Cristo anime vittime per la salvezza nostra e del mondo intero. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.